Eccoci qua, ci siamo, ci Ciao, siamo. Fra. Ciao amici di BiblioBoom. Oggi siamo felici, nel senso che abbiamo fatto il colpaccio, Oggi sì. Elias. Oggi sì, dopo. Beh, ne abbiamo fatti tanti di colpacci, abbiamo intervistato tanti autori, ma oggi siamo riusciti a intercettare uno, oltre a essere uno scrittore, è soprattutto uno dei Un più grande. grandi cantautori italiani della musica degli ultimi 50 50 anni, anni quasi, quasi, quasi 50 anni, diciamo sì. quasi, se non si offende. No, 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 no. Di chi stiamo parlando, Francesco? Allora, stiamo parlando di Enrico Ruggeri. Abbiamo avuto la possibilità di fare questa intervista grazie alla pubblicazione del suo libro 40 vite senza fermarsi mai. Mai, mai. Dentro ci troverete veramente un percorso di un grande cantautore, autore di testi, musica e si racconta attraverso i suoi oltre 3.000 concerti. Sì, oramai diciamo che abbiamo perso il conto. Il Come conto. dicevamo prima, il suo primo album è del 1977, quindi poco ci manca ad arrivare ai 50 anni di carriera. In questi 50 anni ha conosciuto, collaborato, lavorato, incontrato con sicuramente i più grandi cantanti italiani e non solo, Ha anche a livello vinto mondiale. due Sanremo, E l'87 insieme a e con si può dare di più, con Tozzi, Tozzi Morandi e Morandi, Ruggeri, e poi nel 93, mistero, mistero. mistero. Perciò Paola, che dire, grazie di questa meravigliosa cosa. A te la linea. Grazie Francesco, grazie Elios. Oggi siamo qui con un artista straordinario, Enrico Ruggeri, che ci dedica un po' del suo tempo in una pausa di relax prima di un concerto. Enrico è appena uscito con questo libro, 40 vite senza fermarmi mai. Sembra un uomo, in realtà dentro ce ne sono tantissimi, perché Enrico è un cantante, un compositore, un musicista, è un produttore, è un conduttore radiofonico e televisivo. Ed è uno scrittore. Hai dimenticato calciatore, Calciatore, ma sai ci perché l'ho tengo molto. dimenticato? Perché il minimo comune denominatore delle figure di cui ho parlato Sì? prima è la narrazione. Beh, sì. Ecco, e io volevo proprio parlare del te narratore. Nel 1977 entri al castello di Carimate per registrare Panche, il tuo primo album, Sì? e nel libro dici: avevo dentro una serie di cose che mi esplodevano. Volevo il mio posto nel mondo, il motore era la rabbia. Se nel 1977 il motore era la rabbia, oggi qual è il motore della tua narrazione? Beh, un po' stranamente, io ho sempre letto, nasci incendiario, muori pompiere, la rabbia aumenta, non ci sono più neanche gli estintori, nel mio caso. Poi naturalmente hai un linguaggio diverso perché sono passati 50 anni quasi e quindi, come dire, la incanali in un'altra maniera, però rimane un fattore fondamentale del Ancora mio, oggi. sì, assolutamente. Tornando all'io narratore, tu sei partito dall'io, poi hai dato la parola ai testimoni, poi hai alzato lo sguardo e hai raccontato il nostro intorno, il bene e il male del nostro intorno, con una preveggenza, perché hai trattato tematiche che oggi sono molto attuali. Parliamo della diversità, hai scritto trans nel Dico sempre, ho 92, scritto trans quando quando, brava, LGBT era un codice era solo un codice fiscale. fiscale, io già scrivevo trans. Esatto, hai parlato della malattia mentale, che insomma è una tematica che senti molto e oggi è magari anche un trend di Google. Negli anni 70 hai scritto Il lavaggio del cervello, che è una Sì. canzone che sembra scritta veramente oggi. Che effetto fa vedere che le tematiche che tu hai trattato decenni prima diventano mainstream? Come ti senti? Ma a me sembrava evidente, insomma, che c'erano delle tensioni, delle pulsioni, delle cose da notare che stavano andando in una direzione, come quando avevo intuito che il rapporto tra il fan e la rockstar stava diventando malato Scritto e nel Superstar. 77-78 scrivo Superstar 2 anni dopo
Chapman ammazza John Lennon. Ci sono delle cose che sono nell'aria e che purtroppo poi si realizzano. Nei tuoi testi hai sempre usato un bellissimo italiano, articolato, meraviglioso. Hai messo in musica, io dico sempre, una parola come elucubrazioni, tanto rispetto. E d'altra parte hai attinto a piene mani dalla letteratura, perché sì, hai trattato di Frankenstein, di Moby Dick, hai parlato di Nietzsche, hai parlato di D'Annunzio. Questa profondità oggi non c'è più. I ragazzi si appiattiscono sul tutto subito. Come facciamo a convincerli che vale ancora la pena studiare? E cosa diresti a un ragazzo che oggi ha delle cose da dire, vuole dire musica, ma non vuole durare una sola estate? Allora, dire a un ragazzo che dovrebbe leggere, avendo dei figli adolescenti, lo faccio quasi tutti i giorni. Anch'io. Non è semplice, vanno incuriositi, possibilmente guidati attraverso un itinerario, cioè se uno che al massimo ha letto WhatsApp, i messaggi dell'amico, li metti subito davanti Proust, si mette soggezione, insomma ci vuole un po' di gradualità. E per quanto riguarda i ragazzi che fanno musica, è complicato il tema, perché dipende da cosa vogliono dalla musica. Cioè, quando io ho iniziato non mi ponevo minimamente il problema, chissà se diventerò famoso, se farò i soldi. Tutto al più mi piaceva che essere uno nella mia scuola, popolare, cioè ero quello che suonava, cioè avevo individuato il mio posto nel mondo. Per cui se l'obiettivo è fare i soldi il più possibile e immediatamente, non so che consiglio dare, lì c'è un, come dire, proprio un gratta e vinci al quale stanno partecipando un sacco di ragazzi, per motivi che io non sono in grado di capire, qualcuno sfonda e qualcuno no, ma non saprei individuarlo prima, francamente. Se invece è faccio musica perché ho delle cose da dire e mi fa star bene fare musica, allora c'è una frase di David Byrne che dice: la musica contiene la sua ricompensa, e io continuo a pensare che sia così. Le donne, Marta che parla con Dio, la signora del tempo che vola, Tango delle donne facili, hai trattato la complessità dell'universo femminile sempre con molto rispetto, con molta poesia, con un po' di ironia. Cosa rispondi a chi oggi vuole fare del revisionismo, decontestualizzare i testi, non soltanto delle canzoni ma anche letterari, in nome di presunte nuove sensibilità? Io rispondo con la frase di un album dei Clash: dategli abbastanza corda e si impiccheranno da soli. Cioè, questo politicamente corretto woke, secondo me, sta diventando talmente ridicolo che diventerà un boomerang. Lo spero anch'io. Hai vissuto mille vite, hai fatto mille album, conosciuto tantissime persone, qui ne racconti 40, sono 40, sono appunto gli album che ha fatto Enrico. Dici che è tempo di riavvolgere il nastro, dacci una speranza, non è che riavvolgi il nastro e noi rimaniamo senza niente, vogliamo altre 40 vite. Oddio, tanto inquadrami dalla cintola in su. Il problema è l'album, cioè qui racconto un mondo nel quale tu ti chiudevi in uno studio 2-3 mesi e con delle persone, ti sottoponevi con degli amici a una disciplina molto piacevole, che era quella di creare musica, cercando di lasciare un segno del tuo passaggio sulla terra. Per cui questo tipo di approccio è finito. Mi viene da ridere, per fortuna al mio studio, quindi non lo dico, ma sono andato a fare il nuovo album, è una frase che non ha più senso di esistere. Quindi non so come andrà a finire, cioè io spero di fare musica ancora a lungo, di fare tanti concerti, di fare tante cose, però il concetto di album è purtroppo in via di estinzione. È un punto quindi a quel tipo di storia che non esiste più. Ma non esiste più la pazienza e la predisposizione di massa, cioè ci sono, io gli ultimi album che ho fatto molte persone li hanno assimilati e ascoltati dal primo all'ultimo pezzo, però a livello di grandi numeri non c'è, ci sono dei ragazzi che riempiono gli stadi
grazie a una serie fortunata di singoli, non a degli album, mentre una volta succedeva assolutamente il contrario. Non voglio far cadere la profondità di questa intervista chiedendoti cosa ti manca, cosa non hai. Ma guarda, ognuno nella vita è portato a chiedere quello che la vita non gli ha dato, quindi per esempio a me sarebbe piaciuto scrivere qualche colonna sonora in più, ma non è successo. Però francamente in questo momento procrastinare questo momento che dura da 40 anni è già un buon obiettivo. Va bene, allora ringraziamo Enrico Ruggeri e ricordiamo a tutti i nostri lettori che 40 vite senza fermarmi mai è disponibile in tutte le biblioteche di Sesto San Giovanni. Thank you.